Auguri. Grazie. Ciao amico! Da quant'è che non ci vediamo, amico? Oh, hai visto che bel tramonto stamattina, eh? Mi sono svegliato presto e c'è stato sto tramonto e o devo filmare per forza, bello, eh? Poi invece dalla parte quella, l'ultima cosa là che ti ho fatto vedere. Praticamente mo si è formata un po' di foschia, altrimenti da qua si vede il Circeo e Ponza, è bellissimo, bellissimo. Oggi sto de barbecue, eh. È il compleanno di Daniela, mia moglie. Tanti auguri a te. E quindi, visto che non si può uscire, gli faccio il barbecue. Se mangiamo qualcosina, come se stiamo al ristorante. Hai capito? Oggi si sta benissimo, eh? Te lo faccio vedere. Guarda che sole. Guarda lento da quassù. Ci ho parcheggiato praticamente sotto casa. Tanti auguri a te, tanti auguri Daniela, tanti auguri a te. Lui è Lucky, Lucky, lui è Dingo. Ciao Dingolino, ciao Alfredo. E lei è Lula. Lula, vieni, fatti conoscere l'amico. Eccola Lula. Ah, più vecchietta. Stai zitto, tu maschio. Una femmina e due maschi. Te lo devo dire, amico? È meglio che non te lo dico, guarda. È meglio che non te lo dico. Tutto il giorno così, eh? Tutto il giorno così. So tutta la vita mia, oh. So tutta la mia vita. Cioè, io senza di loro. Senza di loro non lo so. Mi fanno ammazzare, mi fanno ammazzare, mi fanno addannare, mi fanno incazzare. Però, nonostante tutto, so tutta la mia vita. So tutta la mia vita. La mia vita. Che belli che so. Tanti auguri a te. Saluta l'amico. Saluta l'amico. È quasi mezzogiorno, quasi, mo a mezzogiorno, accenda a brace, credo che con mezz'ora, 40 minuti. È pronta? E
e poi se magna, amico. Oh, non mi citofonà perché non ti apro, eh. Tu non puoi venire, dobbiamo stare a distanza, amico. Dobbiamo stare a distanza di 1,5 metri, quindi non puoi venire qua. Non ci può venire. Non ci può venire, mi dispiace per te. Dai, oh. Quando finirà tutta sta storia, faremo i botti. Boom! Boom! Mazza che calda, oh. Gli piacciono poco le piante, ma pochissimo, eh? Pochissimo gli piacciono le piante. Mi posso fare un vivaio qua dentro. Un vivaio mi posso aprire. Amico, mia moglie parla con le piante. Poi dicono che il matto so io, eh. È vero che chi va con lo zoppo impara a zappà, però... Tanti auguri! Oh, amico! Non so se lo sai o non lo sai, vabbè, però io te lo dico. Due drittette, due piccole drittette. Quando è pronta la brace, ci butti dentro un pezzettino di rosmarino che insaporisce tutta quanta la ciccia che ci metti sopra, no? E un'altra cosa, vabbè, tanto già lo sai, no? Io sono solamente amici intelligentissimi. Però se non lo sai, te lo dico. Per non far attaccare la ciccia alla griglia, lo sai che ci devi passare? Mezza patata. Dividi la patata a metà, ce la passi sopra la griglia e ci metti la carne sopra. Non ti si attacca. Se poi ti si attacca uguale, cambia patata. Vuol dire che ho usato la patata sbagliata. Oddio mio. Oh, ho fatto un brindisi, porca puttana, mi sta girando tutta la testa. Ma che c'ha quel vino? La droga dentro. Auguri. Dio mio, aiutatemi voi, vi prego. Ah, aiuto, mi fa male tutto, Dio. Oddio mio. A patata. Ancora ci sono lavori in corso. Per fare rispettare le distanze, ma le volte di buccia e mezzo si allungheranno. Allora, mo io la passa adesso e quando si spenge a brace ce ne passo un altro po' di patata. Deve essere buona, la patata, capito? Deve essere una buona patata.
Non so, vabbè, no, a parte gli scherzi, ma cioè deve essere, non so che patata deve essere, che cazzo ne so, boh, una patata normale, ma che ne so, mo ce la faccio adesso, oh, la prima volta che lo faccio questo esperimento, ma hanno detto che io lo sto a fare, quindi vediamo se funziona, io non lo so, la prima volta che lo faccio. Cioè se non funziona, amico, lascia perdere la patata, metteci in citriolo, dai amico, cerchiamo di fare i seri, dai, la brace è quasi pronta e mo andiamo, dai fammi i seri davvero, basta. È congelato. Purtroppo sono disoccupato, non mi posso permettere pesce fresco. Auguri Daniela! Grazie. Quanti anni fai? 44. Gatti in fila per 6, con il resto di 2 univano. No. 44 gatti in fila per 6, con il resto di 2. In fila per 3 era. Mangiamo il pescetto, vieni. Dinghilini. Allora. Lucky. Poveri cuccioli. La patata ha funzionato, amico. È vero, eh. Non si è attaccata a niente. Provala. Noi abbiamo, dove stai qua? Ci abbiamo la fortuna di averci sotto casa, come si chiama quello? Surgelati. Vabbè, si chiama, non so, è un negozio che vende tutti i surgelati. Prezzi buoni, certo, carne, pesce, non... però insomma, oh, te devi accontentare, amico, non è che stiamo in quarantena. Allora, cazzo, il pesce fresco in quarantena, io non me lo posso permettere, se tu te lo permetti, oh, buon per te, anzi, quando lo fai chiamami, che vengo pure io e Daniela. Hai capito? Mazza e calla, oh. L'ho detto. Mamma mia. Ma vieni più dietro. Ma che c'ha sto vino? Vieni più dietro, via. Ma andava preso sto vino. Vieni più dietro. Sotto gomma. Basta. Gomma. Come dice che è quella? Come si chiama? Magda, come dice? Non ce la faccio. Non ce la faccio più! Tanti auguri!